terremoto è lo scuotimento del terreno che avviene per determinate cause. Questo scuotimento può avvenire in tutte le direzioni, sia orizzontali sia verticali, e questo scuotimento del terreno di fatto genera poi sulle costruzioni delle forze di inerzia e delle accelerazioni. Allora, il terremoto si origina per effetto di rilascio di energia elastica in corrispondenza di faglie, cioè di rotture nella crosta terrestre, in cui si accumulano nel tempo delle energie, il terreno si deforma, poi a un certo punto viene a mancare la capacità resistente, quindi l'energia accumulata, per esempio per compressione o per distensione in un strato roccioso, viene immediatamente liberata, e quindi da lì si propagano delle onde. Onde che, arrivate in superficie, generano questi scuotimenti del terreno. All'Istituto Aldini Valeriani di Bologna, una mostra perenne dedicata purtroppo al terremoto, Io non tremo, segui il riccio. Ecco, illustriamo con il preside i passi principali di questa mostra. No, lei dice purtroppo per paura del terremoto, noi diciamo per fortuna, perché più i fenomeni si conoscono e più ci si difende meglio. Quello che abbiamo inteso fare con questa mostra è proprio consapevolizzare, responsabilizzare tutti i cittadini. Per fare questo, che cosa abbiamo deciso? Di partire dalla storia dei terremoti, dopodiché facciamo vedere i miti e leggende, anche come nei miti e nelle leggende c'è da cogliere qualche sistema in nuce di difesa da quelli che sono non i terremoti, ma la distruzione che opera il terremoto. Le distruzioni sono soprattutto i manufatti costruiti dall'uomo. Il terremoto di per sé è un movimento del terreno e basta. Il problema è dove noi andiamo a costruire e soprattutto come costruiamo. Noi abbiamo pensato di costruire, ne abbiamo costruite 9 l'anno scorso, 9 macchine di simulazione, naturalmente simulazione didattica del terremoto, e le abbiamo date a quest'uno ogni provincia in maniera tale che costituissero loro stessi dei nuclei di educazione al sisma e alla difesa dai danni del terremoto. Non sono esattamente dei terremoti quelli che diamo, sono dei movimenti alla base di modelli molto semplici che simulano così costruzione a un piano, oppure abbiamo anche costruzioni a 3 piani o oscillatori semplici, dove facciamo capire che dando un movimento alla base di frequenza variabile succede qualcosa sui modelli. Sono movimenti semplici, di tipo sinusoidale si dice, proprio alternati, avanti e indietro con una frequenza variabile, finché non si va a toccare le frequenze proprie di queste strutture. E fanno capire, adesso la vediamo, la macchina in movimento, che ogni costruzione, per come è fatta, quello che decide la modalità con cui la costruzione si muoverà in fase sismica e prenderà delle sollecitazioni, e dipende da un rapporto in cui gioca la rigidezza della costruzione e la sua massa. Ecco, qui adesso lo vediamo acceso, vediamo un po' che cosa succede attivandolo. Adesso mettiamo in moto la macchina, la base di fondazione si muove, comincia a muoversi molto lentamente, e il numero che qui si legge indica la velocità con cui avviene questo movimento. Vediamo ora che cosa succede. Allora, la macchina si mette in moto, quindi lo zero si modifica. Per dire, cosa sta succedendo adesso a zero, mettiamo 0,50, che questa base di fondazione si sta muovendo mettendoci 2 secondi per fare avanti e indietro, perché 0,50 misura la frequenza, che è l'inverso del periodo di oscillazione. Quando ci avviciniamo alla frequenza delle strutture, comincia a succedere qualcosa di importante. Quindi a 1,17 indicato lì il valore, qui leggeremo dei valori con numeri pari, adesso siamo a 0, ecco 1,04, 1,10, 1,18, lui non è più tranquillo. Stiamo facendo muovere la base di fondazione con una frequenza che è uguale alla sua frequenza propria, per come è stato costruito il modello, e questo è il momento più critico per questa struttura. Quindi tradotto, diciamo, per un edificio? Ogni edificio ha una sua frequenza. Quando arriva adesso completiamo l'esperimento, perché andiamo a vedere cosa succede sulle strutture più rigide. Se io vado più veloce, contrariamente a quello che uno può pensare, lui non è più sollecitato, lui si ferma.
mentre diventano più sollecitati gli altri che hanno frequenze proprie più alte. Sì, effettivamente vediamo che... E se va ancora più su, si ferma anche lui, è sollecito il più rigido. No? Lui tende a fermarsi anche lui, guarda. E a 3,55, 3,60 va in agitazione fortissima il modello più piccolo. Ecco, questa cosa fa capire molte... è la questione fondamentale per il terremoto. Il terremoto è un movimento complesso alla base degli edifici, ma però per quanto complesso possa essere, può essere studiato come sommatoria di movimenti semplici con date frequenze e date ampiezze. E allora le case che hanno diverse frequenze, in funzione della forza del terremoto, perché ogni terremoto è diverso dall'altro, però loro tendono a farsi sollecitare solo per le loro frequenze. E quindi bisogna conoscere questo fatto, perché quello sarà il momento più critico per loro. Cos'è un terremoto? Un terremoto è un rapido rilascio di energia a seguito della frattura di masse rocciose profonde. Quando questa energia raggiunge la superficie della Terra, si generano scuotimenti che provocano a volte effetti catastrofici. Dove avvengono i terremoti? I terremoti avvengono prevalentemente nelle zone in cui più forti sono le tensioni dovute ai movimenti della crosta terrestre. Mediterraneo, e quindi l'Italia, si trova in una di queste zone. Che cosa si può fare per difendersi? Sapere innanzitutto dove possiamo aspettarci terremoti forti. Quindi costruire o adeguare gli edifici in modo che sopportino le scosse. Infine, sapere cosa fare durante e dopo un terremoto. Una rete che è nata all'inizio del 2015, dopo 3 anni, diciamo, anche abbondanti di vita di questa mostra. E la rete ha messo assieme molti istituti, principalmente istituti per geometri, ma c'è per esempio anche l'IPLE. Ciascun istituto diventa un polo che può moltiplicare gli sforzi per approcciare sia scuole che cittadini e far capire veramente che cosa sono i terremoti e che cosa si può fare per diminuire il rischio sismico, cioè per fare in modo che nell'eventualità che si verifichi un terremoto i danni siano inferiori. Prima domanda così istintiva: cosa si può fare per evitare un crollo? Ma dunque, il fatto che avvengano tanti crolli in questi eventi sismici, che peraltro sono inevitabili e non prevedibili, dipende soprattutto da una circostanza fondamentale, che il patrimonio edilizio italiano è un patrimonio che per buona parte è stato costruito al di fuori di regole sismiche, perché è un patrimonio, diciamo, datato. Il problema vero sarebbe quello di provvedere al rafforzamento di queste costruzioni indipendentemente dal fatto che ci sia stato un sismo o che si abbia in previsione che questo possa avvenire. Ecco, rafforzamento come? Qualche esempio. Una costruzione di muratura risulta estremamente efficiente ai fini di una ulteriore protezione sismica dei fabbricati, quello di per esempio inserire delle tirantature che legano fra loro i muri in maniera tale da evitare dei ribaltamenti. Questo è un provvedimento anche di relativamente modesto impatto, ma di rilevante importanza ai fini del miglioramento del comportamento. Poi ripeto, ogni tipologia costruttiva ha una sua specificità. Le strutture di cemento armato oggi vengono spesso rafforzate con l'uso di fibre di carbonio, fibre di vetro, fibre aramidiche, eccetera, che vengono disposte in maniera tale da rafforzare quelle che sono le deficienze del comportamento delle strutture, sia in termini di resistenza, sia in termini di utilità della costruzione. Quindi
le tecniche ci sono, no? Bisogna applicarle, si può senz'altro fare in modo che le costruzioni siano in qualche modo ulteriormente protette rispetto all'evento sismico. Quindi riqualificazione dell'esistente, mentre per il nuovo? Beh, per il nuovo, diciamo, noi attualmente abbiamo una normativa che è entrata come obbligatoria dal 2009, dopo il terremoto dell'Aquila, e chi segue la progettazione, che è peraltro d'obbligo una progettazione secondo questo schema, naturalmente ha una protezione sismica adeguata. Qui bisogna intendersi che cosa significa, diciamo, avere una costruzione sicura, no? Perché la costruzione sicura in zona sismica non vuol dire che non si danneggia, vuol dire solamente che salvaguarda la vita umana. Per un evento sismico forte si salvaguarda la vita umana, poi il fabbricato può danneggiarsi anche in maniera irreparabile. L'importante è che non crolli addosso alle persone. Questo è quello che è il contenuto, nella sostanza, delle normative, della normativa italiana, e quindi a cui devono rispondere i progetti delle nuove costruzioni. Il terremoto che si è verificato poche settimane fa in Centro Italia non è stato il primo. Quindi come mai ogni volta siamo sempre in questa situazione? Lo stesso terremoto, quasi alla stessa distanza dall'epicentro, vede un cimitero a Matrice e vede invece un centro tranquillo, salvo, non tranquillo perché si è messo paura molto la popolazione anche a Norcia, ma a Norcia non ci sono crolli. Nel caso di Norcia c'è stato un post-terremoto dopo il 1979, il 1997, in cui il processo di ricostruzione è avvenuto nella direzione giusta, e quindi un terremoto forte come questo di questa volta ha fatto sì danni, ma non ha fatto crolli. La gente si è messa tanta paura, ma non è rimasta sotto le macerie, come invece è successo poco più in là. Pensa che Amatrice è classificata sismica dal 1915, il che vuol dire che da un secolo a questa parte tutta quella che era un'attività edilizia che è avvenuta a Amatrice avrebbe dovuto seguire dei criteri di antisismicità, certo con le norme che si modificano nel tempo. Ci sono delle immagini che sono terribili, perché fanno capire di lavori recenti, quindi voglio dire fatti in nome della norma sismica, che hanno peggiorato le situazioni. Questo però come può essere possibile? Questo è possibile in funzione così di atteggiamenti non sufficientemente cauti sul piano di capire cosa significa fare un discorso sulla costruzione per farla diventare più antisismica, perché la costruzione va vista nel suo insieme. Non si può andare a fare un tetto in cemento armato, tanto per essere brutali, su una casa i cui muri sono marci. Perché questo favorisce il crollo. Quindi quello che abbiamo fatto in nome di miglioramento sismico, più correttamente andava chiamato peggioramento sismico. E questa cosa purtroppo si è evidenziata in più circostanze. Il terremoto di Umbria Marche, che erano applicazioni della norma tecnica ma fatte per parti, legate a delle frasi, quindi fuori dalla concezione di capire che il terremoto agisce sull'intera costruzione. Quindi tu hai fatto dei tetti antisismici, non la costruzione, anzi aver fatto quel tipo di tetto ha favorito il crollo, la morte di persone, con zone classificate sismiche. Quando è che una casa può presentare una, chiamiamola così, sintomatologia? Quindi quando è che magari una casa non è più sicura? Sicura intanto bisogna capire il periodo in cui è stata costruita. Quindi se nel momento in cui è stata costruita c'erano meno le protezioni sismiche che erano sancite dalle normative vigenti al momento della costruzione. Poi se sono state costruite al di fuori di queste normative occorre guardare, non so, la presenza di cordoli in cemento armato in corrispondenza dei piani, la presenza, come sono realizzate le murature esterne. Quindi è difficile, diciamo, trovare una espressione di carattere generale. Occorre, diciamo, andare a esaminare sempre comunque quelli che sono gli aspetti singoli dei singoli fabbricati e delle tecnologie che sono state adottate per la costruzione. E comunque si potrebbe anche pensare questo, cioè di fare una valutazione del comportamento sismico della costruzione anche indipendentemente dal fatto che sia venuto un sismo o meno. Oggi se uno vende un appartamento deve fare una valutazione di carattere energetico.
Allora io mi chiedo perché non si deve fare anche una valutazione di carattere sismico, una valutazione di quella che è la vulnerabilità del fabbricato in ordine al comportamento sismico. Come mai però negli ultimi terremoti invece i crolli sono proprio stati di edifici in teoria a norma? Dipende molto dal processo di progettazione e dal processo di esecuzione. Probabilmente ci sono stati in questi processi che devono essere ben osservati, ben individuati e controllati, probabilmente c'è stata qualche mancanza. Teniamo conto che comunque rimane sempre comunque all'interno di una progettazione che rispetta la normativa una probabilità di insuccesso. Cioè, se l'evento sismico è più forte di quello che è atteso e che la norma stessa prescriva, di fatto qualche cosa di più significativo può accadere. Quindi dobbiamo sempre pensare che quando si parla di terremoti si ragiona in termini di tipo probabilistico. Quindi definiamo una probabilità di insuccesso: se l'evento sismico è più forte di quello che sono i terremoti attesi, la probabilità di insuccesso può provocare anche dei collassi. All'Istituto Professionale DIL è presto pronta un'area didattica dedicata alla sismica. Sarà un'area dedicata a tutte le attività legate alla formazione specifica per strutture danneggiate da un sisma, e cercheremo proprio di ricostruire con modelli in scala, con macchinari compresse e con altri strumenti necessari a comprendere bene i meccanismi di collasso e di funzionamento delle strutture appunto in caso di un sisma. E questo ovviamente richiede un'area attrezzata che cercheremo di mettere in piedi, ritagliandone una parte del nostro laboratorio dove facciamo le prove pratiche, e questo ci permetterà poi di fare delle cose più concrete, più pratiche, anche per le maestranze in modo particolare. In IPLE sono in partenza i seguenti corsi. Per l'area costruzioni, capo squadra, organizzazione e gestione della squadra e sicurezza. 60 ore, al termine delle quali i partecipanti otterranno l'attestato per la formazione obbligatoria dei preposti, da giovedì 27 ottobre 2016. Apprendistato professionalizzante, primo anno, 24 ore di formazione a partire dal 7 novembre. Per l'area progettazione e gestione, BIM Academy Bologna, il BIM nella pratica professionale di tutti i giorni, 41 ore più 6 ore di esercitazioni libere da martedì 2 novembre 2016. Per l'area sicurezza, aggiornamento sicurezza lavoratori del settore costruzioni, rischio alto, 6 ore dal 21 ottobre. Aggiornamento per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi e preposti alla sorveglianza, 4 ore dal 24 ottobre. Aggiornamento in prevenzione incendi, norme tecniche di prevenzione incendi per le attività d'ufficio, 8 ore dal 25 ottobre. Formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta, 8 ore dal 26 ottobre. Coordinatore per la progettazione e o per l'esecuzione dei lavori, 120 ore dal 27 ottobre. L'offerta formativa 2016-2017 di istruzione e formazione tecnica superiore prevede il percorso di tecnico di gestione del processo edile con specializzazione in rigenerazione urbana e manutenzione del patrimonio esistente. Il corso, che durerà da novembre 2016 a luglio 2017, prevede 240 ore di stage e visite guidate all'estero. Per iscrizioni, criteri di selezione, requisiti d'accesso e altre informazioni potete contattare IPLE e consultare il sito www.edili.com.